Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo un altro strumento per generare immagini, ma non solo, con l'intelligenza artificiale che proviene dalla Cina. Qui si può vedere subito che cosa si può generare. Si va su Generate, vedete, si possono generare immagini, ma anche personaggi con intelligenza artificiale, addirittura si può generare audio, si possono anche addestrare dei modelli. E qui ci sono anche i Quick Tool. Si possono generare video, vedete, oppure anche audio. Oggi vediamo come generare immagini. Io non mi sono ancora loggato. Io vado quindi sul login. Vediamo se c'è l'italiano qui tra le lingue. Queste sono lingue orientali, inglese, lingua orientale, arabo, tedesco, francese, russo, spagnolo, portoghese, niente da fare. Quindi lasciamo in lingua inglese, andiamo sul login e ci logghiamo. Vediamo come ci possiamo loggare. Possiamo loggare con Google, con Discord, con Facebook, oppure con phone, con telefono, oppure con una email. Io mi loggerò con Discord, autorizzo. Ecco qua, sono loggato. A cosa sono interessato? Bah, vediamo un po', facciamo realistic. Start using. Posso iniziare con un piano, però io inizio senza free trial, cioè senza piano, e vediamo quello che posso fare gratis. Io ho 150 crediti e che vengono, se capisco bene, rinfrescati, quindi ricostituiti ogni giorno, quindi mi sembra una cosa piuttosto interessante. Vediamo subito qui su Generate, generiamo le immagini, poi magari se questo strumento è interessante, le altre volte vedremo anche altre cose. Qui ci sono, vedete, si possono creare immagini con PAX o con Stable Diffusion. Vediamo. Adesso su Generate si va su Generate Image e si apre questo strumento. E qui, naturalmente, si digita il prompt, il modello si lascia quello lì, si va Art Infinity, non so se ce ne sono altri. Eccolo qua, vedete, si Art Infinity, Sexy Realistic, Sexy Anime, New Reality, Anime 2D, Portrait Realistic. Facciamo si Art Infinity, Asian Realistic, lasciamo questo, chiudiamo, quindi lasciamo quello di default, generare immagine standard oppure di alta qualità, ma per l'alta qualità vedete ci vuole il VIP, quindi ci vuole un abbonamento. Prompt Magic, facciamo auto, image setting, guardi l'aspect ratio, facciamo 4 terzi, si possono generare due immagini, 3 o 4, lasciamo due immagini, private solo se siamo VIP. E qui si inserisce un prompt, io per il momento ho 150 crediti, quindi praticamente mi ricostituiscono 150 crediti ogni giorno, se ho capito, anzi, qui c'è scritto così sicuramente. Refreshed and reset daily, giornalmente. Ok, quindi io ho preparato dei prompt in inglese perché l'italiano non c'è, però magari si può provare anche in italiano. Questa è una giovane donna vestita in abiti settecenteschi veneziani, che cammina su Times Square, vediamo, CTRLV, costa 12 crediti, io ne ho 150, quindi lo suggerirei. Qui che cosa c'è? Ah, questo gli è per migliorare il prompt, ma se migliorare il prompt probabilmente me lo fa in cinese, no, random prompt, lasciamo perdere questo, e adesso si va su Generate e si guarda, mi creerà due immagini con questo prompt, vediamo cosa ci mette. Ecco qua, completi di 103%, quindi sembra che sia abbastanza veloce. Attendiamo fiduciosi. A generare due immagini praticamente gli sta mettendo 30 secondi. Ecco qua, guardate, anche belle, devo dire. Apriamo questa. Guardate che bella immagine. Una ragazza vestita in abiti veneziani su Times Square. E chiaramente si può anche andare su download per scaricarla. Ecco qua, ve l'ha scaricata. In PNG, l'aspect ratio è, abbiamo visto, di 4 terzi, chiudiamola, vediamo l'altra, anche questa è piuttosto bella, si può anche scaricare pure questa, va sul download e si scarica, e qui c'è il prompt, e adesso torniamo indietro, chiudiamo qui, e proviamo un altro prompt, ecco qua, questo una foresta un po' magica, vediamo, selezioniamo questo, andiamo su cance, CTRLV per mettere l'altro prompt, mi sa che qui più di 1024 non si può andare, qui altezza mettiamo allora 576 per creare un'immagine da 16 noni,
Ecco, fatti vedere 16 noni, ho fatto bene i calcoli, quindi vado su Generate per visualizzare il risultato di questa foresta magica. È stata creata con successo, nel senso che è stato preso l'input del prompt, ma adesso verrà creata successivamente, sta preparando, quindi come seconda immagine ci mette un po' di più, no, no, completata al 70%, ci mette praticamente sicuramente meno di un minuto. Adesso non ho calcolato bene, ma queste immagini qua sono venute dopo 30 secondi, e anche questa probabilmente adesso non ho tagliato nessun pezzo, quindi ecco, è arrivata dopo praticamente 30 secondi pure questa. Ecco qua, questa è l'immagine, questo dovrebbe essere 16 noni, 1024 per 576 sono 16 noni, si può scaricare, si fa sul download e si scarica. Ecco qua, si può andare anche all'altra. Questa magari mi piace di meno, quindi chiudiamo qui e adesso proviamo con un terzo prompt, anche questo 12 crediti, quindi 24 a 150, sono arrivato a 126, vedete, si possono creare tutte la quantità praticamente enorme di immagini, perché 150 diviso 12 fa 12 e qualcosa, quindi si possono creare più di 12 immagini al giorno senza problemi. Proviamo un altro prompt. Questa è una città cyberpunk con un tipo di vita futuristica. Selezioniamo. Ecco qua, come vedete si può anche aggiungere un'immagine di riferimento. Magari poi vedremo anche cosa succede aggiungere un'immagine di riferimento. Si mette sempre 1024x576 per avere una immagine in 16 noni. Si va su Generate e attendiamo. Ecco qua, sta preparando. Guardate la velocità che ha. Veramente notevole. Ecco qua, questa è la città cyberpunk, vedete, molto bella. Scarichiamo pure questa, si fa sul download. Mettiamo un altro prompt, un regno sottomarino, e andiamo su Generate. Ripeto, io è la prima volta che uso questo strumento, quindi come avete visto avevo 150 crediti, quindi lo scopro insieme a voi. Ecco il regno sottomarino, veramente molto bello, bellissimo questo. Il bene è una categoria dell'estetica che fin dall'antichità ha rappresentato uno dei tre generi Questa è supervenditori. Alexa, Assieme al vero e che dai chissà bene, che codificati da cacchio ha Plotino e capito, rimasti sostanzialmente non gli ho validi fatto sino nessuna nel domanda, ma... 700, quando si abbandonarono i canoni fino ad allora Alexa! in uso, ammettendo anche il brutto come categoria dell'estetica di cui tener conto. Ecco, Tradizionale. silenzio! Ho cambiato nome, non me l'ero dimenticato che avevo cambiato nome. Dunque, scarichiamo anche questa, vediamo. E adesso proviamo a creare un qualcosa in italiano, se gli riesce. Ecco, ho praticamente messo un prompt come il primo, c'è una giovane donna in abito veneziano del XVIII secolo che passeggia lungo Times Square, l'abito è chiaro, arricchito da ricami dorati e argentati, e vediamo che cosa fa, se capisce anche l'italiano. Successful, quindi sembra che l'abbia capito, vediamo subito se l'ha capito, forse ci sarà un tipo di traduzione automatica. Qui naturalmente c'è lo stesso modello, bisognerebbe provare anche a cambiare modello. Qui mi chiede di dare un voto, va bene. No, no, il risultato è esattamente identico, guardate. Sì, è come se avessi scritto in inglese. Molto bello, vedete, arricchito da ricami dorati, l'argento non c'è, ma però va bene lo stesso. Ci fa il download, anche questa. E adesso facciamo un'ultima prova, cioè aggiungiamo una immagine e un prompt. Carichiamo l'immagine, quindi andiamo qua, carichiamo l'immagine dal computer, questa, vediamo se l'accetta, l'ha accettata, ora su conferma, e adesso qua ci metto questo prompt qua, una donna che danza in una discoteca, la musica techno, e vediamo un po' che cosa fa. Qui ho consumato 35 crediti, come vedete, comunque ce ne ho ancora 90, e tutti i giorni vengono ripristinati a 150, quindi molto interessante. Vediamo. La verità, questa immagine di riferimento qua non è che è stata mostrata francamente, qui non è che si vede granché, andiamo su download, ma anche questo non è che mi ricordi bene il volto della ragazza che ho caricato, però insomma, è uno strumento interessante anche questo. Torniamo indietro e a questo punto io ho 78 crediti, come vedete, e ho creato diverse cose. La prossima volta andiamo sulla home page. Qui vedremo magari anche altri tool e vedremo anche altri modelli. Vi
per esempio vado su generetti, immagino qui i modelli sono questi, sexy li abbiamo già visti, qui bisogna cambiare i parametri se si sceglie questo qui, ok, test realistic e vediamo un po' se con questa stessa immagine mi crea la stessa cosa oppure no rispetto a quell'altro modello. Vediamo. Questo è veramente molto più attinente all'immagine che ho caricato, quindi in questi casi bisogna utilizzare questo nuovo modello. Si può salvare immagine con nome da qua, perché qua non vedo, ah sì, c'è il download anche qua. Ecco qua, come vedete c'è anche l'upscale per aumentare fino addirittura a 4096x4096, molto interessante. Sì, praticamente non è che abbia cambiato molto rispetto all'immagine originale, questa è l'immagine originale. Io potevo impostare la priorità dalla forza dell'immagine originale rispetto ai shell prompt, ma comunque il risultato è molto buono. Io direi a questo punto di terminare con un ultimo test. Ho cambiato modello, ho scelto West Realistic, questo qua, per avere dei risultati con dei caratteri tipici europei, come vedete, Realistic Model European e nordamericani. Chiudiamo e carichiamo un'altra immagine. Quindi ci sono varie opzioni, carichiamo un'immagine tipo questa immagine qua, ecco qua, quindi la selezioniamo, andiamo su Confirm e come vedete con questo modello mi è stata aggiunta questa stringa, Best Quality, Masterpiece, cioè capolavoro, la migliore qualità, dettagliati, una ragazza e a questo punto io ci aggiungo una ragazza che sta passeggiando in un prato fiorito con un cane. E vediamo se fa qualcosa di interessante. Sta iniziando, sta preparando. No, praticamente ci ha lasciato la stessa ragazza. Niente da fare. Prima di concludere, una cosa anche questa molto interessante. Questo Sea Art, che non ha niente a che vedere con il mare praticamente, si può utilizzare non solo da browser desktop, ma anche da dispositivo mobile. Partisce un'applicazione per Android, Sea Art per Android, vedete, e un'applicazione per iPhone e iPad, eccola qua, con cui accede con lo stesso account che abbiamo utilizzato con il browser. Chiaramente possiamo anche magari usare un altro account per avere più crediti, ma come avete visto, i crediti sono moltissimi perché 150 crediti che vengono ricostituiti giornalmente sono veramente notevoli. Dunque, questo era il primo sguardo che abbiamo dato a Sea Art. Se vi è sembrato una cosa interessante, ci ritornerò anche altre volte. A me è sembrato interessante. Alla prossima volta.